Amici di Tele Liguria, ancora una puntata di, del credito del debito. E, e ancora siamo in compagnia dell'amico eh, Claudio Andreani. Senti Claudio, eh, questa volta vorremmo proporre ai nostri amici ascoltatori una riflessione, un approfondimento su due temi importanti per quanto riguarda il mercato del credito. Le cosiddette carte di credito, cosa sono? cosa significa carta di credito, quali, quanti tipi ne esistono, le famose revolving, conosciutissime, e poi un approfondimento sull'utilizzo dello strumento dell'assegno, dell'assegno come strumento di pagamento, quali problematiche può eh, portare e quali attenzioni dobbiamo avere. Ma partiamo senz'altro dalle cosiddette carte di credito. Cos'è una carta di credito? Perché si chiama così? Come funziona? Allora, la carta di credito ovviamente è associata a un conto corrente, ogni persona deve avere un conto corrente per avere una carta di credito, perché poi tutto quello che, viene, che passa dalla carta di credito deve essere addebitato nel conto corrente. E la carta di credito non è, altro che, è un altro contratto, è un contratto che la banca fa con una persona, perché è, eh, mentre il conto corrente. È un servizio di pagamenti e debiti, eh, a debiti o a crediti, eccetera, di qualsiasi valore e motivo. La carta di credito, invece, è proprio una, un credito che la banca eh, dà verso, verso il cliente. Quindi, è una, è un, come si può dire, eh, ha bisogno di una specie di istruttoria no, per poterla concedere, perché con la carta di credito una persona può acquistare qualsiasi cosa e eh, pagarla non al momento mentre il Bancomat che è la carta di debito viene addebitata immediatamente la carta di credito che è, una, è un credito viene addebitata di solito una volta al mese quindi io posso fare mh, acquisti per tutto il mese ma dal primo giorno del mese fino all'ultimo non viene addebitato nulla alla banca di solito al 15 del mese dopo viene addebitato tutta la parte quindi no. io oggi eh, che è... Eh... Il, facciamo conto il primo agosto compro un vestito, lo pago, lo, con la, lo pago con la carta di credito 500 euro, mi sarà debitato sul mio conto il 15, 15 del settembre. mese successivo. È per questo esatto. che si chiamano che si carte chiama carte di carta credito. di credito. Ora, ovviamente per questo servizio, anche qui la banca prende eh, delle commissioni. Eh, degli interessi a seconda del, del, degli importi eccetera però se la carta di credito viene usata nell'ambito del, della, della propria consistenza oppure nell'ambito del proprio fido che ha che ha concesso la banca al cliente eh, ovviamente non ci sono delle, delle grosse eh, spese a parte le commissioni il problema sorge quando invece eh, l, il cliente utilizza la carta di credito con uno scoperto di conto, cioè va al di fuori di delle sue giacenze. A quel punto lì ehm, la, la, la banca oltre alle commissioni gli addebita anche gli interessi. Poi c'è una eh, questa è la carta di credito normale. Poi c'è una carta di credito che adesso è molto di, in uso, che però produce più, più disastri che non eh, benefici, e che è cosiddetta la carta di credito revolving. La carta di credito revolving... Eh, quindi abbiamo individuato un primo tipo, primo di, tipo carta di carta di credito. credito. La carta di credito collegata al proprio Il conto corrente. corrente bancario. Questo è molto importante, amici. Quindi io posso utilizzare la mia carta di credito sapendo che sul conto ho questa cifra o non ho su que questi soldi sul conto. Sono autorizzato a utilizzare, utilizzare un fido di conto, cioè andare sotto zero, come si dice. Ma comunque, nell'ambito che so io, del mio filo di 2000 euro, utilizzo la carta di credito, pur non avendo soldi sul conto, per 1000 euro. In questo caso è l'utilizzo normale della ah, carta. carta. Pagherò quelli che sono gli interessi sono previsti gli interessi, del, del però, mio scoperto di conto, ma ho una gestione comunque controllata, controllata. dell'utilizzo della dei, carta di credito. Controllata. Come ci sono delle spese di spedizione tradizionali. Nel, certo. Tratto conto perché ogni, ogni spesa di, di, con la carta viene poi mandato una, una specie di documento no? a casa per la spesa fatta, quindi c'è anche l'ulteriore spesa postale, eccetera. Eh, quindi ci sono delle spese, sì, ma sono, spese, però sono indicate, indicate nel e, contratto. Se invece utilizzo un altro tipo di carta... La carta invece eh, che adesso è abbastanza in uso è la carta re, cosiddetta revolving. La carta revolving è veramente proprio un, un prestito. E non è solo un prestito, è una successione di prestiti a seconda delle, dei, degli utilizzi che si fa della carta. Nel senso che io ho una carta revolving, la utilizzo per eh, comprare un televisore, la posso utilizzare anche senza avere la disponibilità nel conto perché è una carta di credito che... Eh, ah, eh, c'è da dire che è sempre un contratto fatto lo stesso. Certo. E nella carta di, del revolving c'è scritto qual è il fido della carta stessa. Io posso avere una carta di credito che posso utilizzarla fino a 5.000, 10.000, quello che sarà. E quindi è un fido, è come avere un fido proprio in banca. È La... come in pratica chiedere un prestito, un prestito alla, alla banca, banca, banca che mi consente di spendere 5.000, 2.000, stato... 10.000 euro sino a un massimo di questo. Prestito, prestito che la banca tramite la carta di credito mi esatto. consente di utilizzare. Esatto. Ecco, perché si Quindi, chiamano revolving? Perché eh, si, eh, come si può dire, revolving in inglese vuol dire eh, si ripetono, si eh, riavvolgono, praticamente ogni nuovo, eh, ogni nuovo, con, ogni nuovo acquisto produce una, una, un nuovo credito. Quindi no, se io compro acquisto. con una carta di credito un vestito, il vestito di prima e poi compro… No, compro un vestito eh. e diventa un, un, un prestito che la banca mi fa per quel vestito lì. Per quel vestito, que che io sono poi... chiamato a restituire tramite rate questo tramite prestito. Tramite rate, eh, ovviamente le rate però sono composte da eh, commissioni ma interessi abbastanza elevati perché la revolving non ha gli, gli interessi… Della, della carta di credito normale. Perché non si basa sul mio non conto si basa, corrente. Esatto, si basa, è, è proprio un prestito, però non è un prestito garantito realmente, come può essere un mutuo, che ha un certo tasso basso. È un prestito molto oneroso, oneroso per i miei. Come costo del denaro. Il costo del denaro. E ci sono con le carte revolving, si arriva a dei tassi che sono veramente eh, notevoli. Ora non, non possiamo dire stabilire un tasso, perché ovviamente varia. Dove è scritto questo tasso? Della carta edito. come, come no, nel, posso io titolare dell'area K? Ah, ecco, nel è nel, deve essere nel, scritto nel, nel contratto. contratto. Però il, il problema è che ehm, questi crediti che vengono fatti si sommano uno all'altro e quindi ehm, alla fine. Cioè, gli acquisti successivi. Successivi vengono sommati e quindi vengono ad accumularsi 2, 3, 5, 10 prestiti che tutti producono interessi. Ovviamente non possono produrre interessi per un capitale superiore al fido che abbiamo. Certo. Però la, eh, siccome mensilmente paghiamo una rata, eh, la, la rata che paghiamo, che co comprende gli interessi di quelle spese che abbiamo fatto, diventa molto onerosa. Non è come nella carta di credito che noi paghiamo quella rata lì e quella lì. Lì non sappiamo mai quando. Quanto andremo a pagare, perché a seconda delle operazioni che abbiamo fatto incide, scattano, se, le, scattano rate. le rate, quindi ecco. diventa un, un costo notevole. Quindi è molto importante valutare questo: quando io ho un conto corrente, io posso utilizzare le carte di debito, il banco, ma e utilizzo il denaro che è sul mio conto corrente o che la banca mi, utilizzi, mi consente di utilizzare col Fido. Quando io ho un conto corrente e utilizzo una carta di credito normale, tradizionale, utilizzo il denaro che ho sul mio conto corrente, ho il denaro che la banca la mi consegna di unzionario nel Fido e lo restituisco esatto. improrogabilmente il 15 del mese successivo attraverso la decurtazione degli emolumenti che, esatto. che entrano nel mio conto corrente. Per esempio, se io ho una busta paga di 1000 euro che Entra nel mio conto corrente ogni 15 del mese se ho fatto spese con la mia carta di credito tradizionale di 500 euro. Vedrò che la banca mi preleverà giustamente 500 euro. Diverso è il contratto di carta di credito cosiddetta revolving. revolving che invece è un contratto né più né meno di prestito perché non si basa più sul denaro depositato sul mio conto corrente ma. Chiedo ovviamente in modo del tutto legale e, e, e ammissibile alla banca di consentirmi di fare delle spese sulla base di un credito che la banca mi quindi di denaro che io non ho e che potrò spendere tramite appunto la carta di credito che mi eroga la banca via via nel tempo impegnandomi a restituire per ogni acquisto la rata prevista. L'importo della rata, il costo del denaro è scritto sul contratto che firmiamo quando vogliamo eh, acquistare, perché di questo si tratta un acquisto, una carta revolving. Di questo dobbiamo essere eh, tutti molto attenti e consapevoli perché lo stesso denaro ha costi diversi se utilizzato nella forma della carta di debito se utilizzato nella forma della carta di credito tradizionale se utilizzato nella forma della carta di credito revolving volevo aggiungere una cosina sulla carta revolving che di solito la carta revolving essendo appunto un credito di solito viene richiesta da persone che in quel momento hanno una difficoltà finanziaria e cosa succede che i 5.000 10.000 il fido che gli viene dato loro lo utilizzano subito tutto e essendo questo i 5.000, i 10.000 pagati a rate mensili, diventa un ammortamento incredibilmente oneroso, capito? Perché se lo usassero magari nella maniera, eh, così, ogni tanto, una... ma eh, utilizzando subito tutto, è come prendere un prestito di 5.000 euro invece che al 3% a, al 12%, ecco, quindi è molto rischioso. Quindi poi non possiamo imputare al sistema creditizio dei costi che noi abbiamo legittimamente sottoscritto, sottoscritto. Sì, al sì, momento certo. della... della... Della, de, della sottoscrizione del contratto di carta di credito. Senti Claudio, questo, abbiamo quindi fatto questo focus sulla carta di credito. Poi ehm, nella parte del... precedente abbiamo, ehm, abbiamo ehm, parlato del cosiddetto appunto contratto di conto corrente bancario che consente l'emissione di assegni. Ecco però quali caratteristiche, quali attenzioni dobbiamo porre quando noi utilizziamo l'assegno, il cosiddetto assegno bancario. bancario. Sì, e ecco, quali di... conseguenze porta il mancato, eh, la mancata copertura, copertura. di un assegno. Sì. Ora ecco, distinguiamo intanto eh, per chiarezza: l'assegno bancario è quello che emettiamo noi con i nostri soldi, che abbiamo un conto corrente e facciamo un ordine alla banca di pagare. L'altro assegno è l'assegno circolare che è tutt'altra cosa. L'assegno circolare è emesso dalla banca con, che a, a, acquisisce direttamente i soldi al momento dell'emissione dell dell'assegno dal cliente e gli fa l'assegno. Quindi l'assegno è già coperto, non, non può esserci assegni circolari non coperti. Quando uno ha un assegno circolare è come avere assegni. Eh, come portare mani. del denaro come, che, da, a, che è già depositato A meno che non è rubato, però <ride> <allora, ride> no. sono altre cose. <ride> però ecco, è una distinzione molto molto importante, questa qui tra circolare e bancaria. Difatti di solito quando si fa anche del gli acquisti di immobili, eccetera, al rogito si porta l'assegno circolare. La circolare, no? Dunque, ritornando funzionario al discorso, della banca che porta l'assegno circolare. circolare. Ritornando al, al conto corrente, e poi, quindi all'assegno all bancario, prelievi o pagamenti possono essere fatti attraverso l'assegno bancario. L'assegno bancario è un titolo di credito, diventa un titolo di credito quando è utilizzato male, se no diventa uno strumento di pagamento, che ehm, il, il cliente dà l'ordine alla banca di pagare un beneficiario. Infatti, nell'assegno bancario c'è scritto, c'è cioè la nostra firma di traenza in fondo, c'è scritto un beneficiario a cui vanno e l'importo ovviamente. Per esempio, una, io dico alla mia banca mettendo un assegno a tuo favore di pagarti per... 1000 euro per una tua prestazione professionale, per eccetera. La banca poi non va a vedere la motivazione, la motivazione del no, è, eh. è io una... dico soltanto alla mia la banca preleva dal mio conto 1000 euro e per Daniele. Claudio Andreani. Esatto. Una volta fino a qualche anno fa ehm, potevano essere eh, girati, c'era la, la famosa girata, no? Mm. Io ricevevo un assegno da un mio debitore, lo potevo dare a un altro mio debitore Att attualmente invece è stato proibito e di difatti tutti gli assegni devono recare mm, il non trasferibile non trasferibile la clausa di non trasferibilità quindi l'assegno deve, deve essere archiviato deve essere, no, deve essere pagato a una persona fisica ci sono anche lì qualche eccezione eh, perché la legge dell'antiriciclaggio ha stabilito che per piccoli importi ora credo che sia intorno ai 500 mila euro possa ancora circolare, però Va ovviamente bene, non, ci non ci interessa. interessa l'assegno bancario è sempre non trasferibile. Se eh, viene utilizzato male, in che modo viene utilizzato male? Viene utilizzato eh, emettendo un assegno con eh, una copertura inesistente. Se io ho nel conto 3.000 euro e faccio un assegno di 5.000, l'assegno la, non è coperto. Quando arriva eh, alla, alla banca trattaria e non è coperto, l'assegno non, non passa nel conto corrente e va dal notaio, va da un notaio. Il notaio a questo punto, o, o nei posti dove non c'è un notaio al segretario comunale, no? nei paesini di montagna, il notaio uh, a questo punto uh, va uh, dal, dal debitore e, e chiede la, il pagamento del, dell'assegno stesso. Al rifiuto del per qualsiasi motivo del pagamento dell'assegno, il notaio redige quello che è chiamato l'atto di protesto. L'atto di protesto, quindi, è un atto pubblico che eh, produce del, degli effetti immediati perché il, il titolo di credito assegno in questo caso diventa un titolo esecutivo e quindi eh, può essere pignorato il bene, può essere eh, cioè c'è cioè una riscossione coatta del, del dell'importo. Dell il, il, la, il titolare del, dell'assegno che ha lo è messo così detto, a vuoto si dice, no? a vuoto o scoperto può però nel giro di eh, un certo lasso di tempo andare dal notaio oppure dal segretario comunale e pagare l'assegno, se lo paga entro mi sembra 60 giorni, ora però non sono sicuro sul, sulla tempistica quello però entro i vedere. termini entro un termine previsto allora ehm, eh, il, il titolare dell'assegno che in caso contrario sarebbe eh, esonerato da emettere più assegni, non può più emettere assegni. in quel caso lì se paga entro il limite non viene esonerato, dal, viene riabilitato all'utilizzo All degli cittadini. assegni. Ed inoltre, ed inoltre non paga nemmeno una, una multa, una commissione, eh, che è prevista per l'emissione degli assegni allo scoperto. Ecco, quindi, il protesto è una cosa molto... molto ecco, un... Le conseguenze del protesto, eh, cosa significa essere... Protestati. Essere protestati innanzitutto significa che l'azione di protesto può uh, arrivare all'ospedale giudiziario in casa e uh, prendere, pignorare il, il pignoramento, cioè, insomma ci sono delle conseguenze che sono abbastanza, molto spiacevoli. No? E, uh, ed inoltre um, viene registrato uh, questo uh, come cattivo pagatore o comunque una persona protestata addirittura. perché cattivo pagatore è uno che. Paga in ritardo, eccetera. Il protestato invece è una cosa molto grave. Ci sono, a questo punto c'è un istituto che è privato, che si chiama CRIF, che è un istituto specializzato nella, nelle registrazioni elettroniche dei dati bancari. Ed è una, un ente, dove, una, società. una società dove le, le banche eh, vanno a, a verificare. Eh, la, la bontà del cliente che ha in mano, che vuole fare qualche operazione. E in questi eh, archivi resta per anni questa cosa qui. Quindi una persona che viene protestata dopo non ha più accesso al credito perché quando arriva una persona in banca, mettono i dati sul CRIF, vedono che è protestato e gli si chiude qualsiasi, può aprire un libretto, può aprire qualsiasi cosa. Però un conto corrente, o quantomeno non fido, non gli è non molto, è, meno difficile Quindi, è, è molto importante eh, eh, riuscire a tenere sotto controllo il proprio conto corrente eh. per quello. Ma, in una ditta, una ditta, in una società, una piccola impresa diventa un problema perché non lavora quasi più. No, ricordiamo anche che per essere citati di protesto non è necessario che... Eh, eh, sia completamente scoperto l'assegno emesso, ma basta anche che non sia pagato interamente, cioè anche solo una quota. Eh sì. che so io sul nostro, noi abbiamo emesso un assegno di 4.000 euro, mentre sul nostro conto corrente abbiamo soltanto 3.000 euro. Anche per solo i 1.000 euro di differenza il nostro assegno è eh, passibile di, di, di sì, L'esempio che abbiamo fatto prima, eh, avevamo detto che nel conto corrente avevamo 3.000 euro e l'ha fatto di 5. No? Di 5. Quindi, Quindi massima attenzione amici all'utilizzo dello strumento dell'assegno che è sicuramente uno strumento comodo eh, uh, se utilizzato secondo quelle che sono le caratteristiche per cui è stato pensato, cioè per un pagamento supportato dalla somma prevista nel conto corrente bancario o comunque all'interno del fido sì. che la banca, su nostra richiesta o su proposta sua, ci ha concesso consapevolmente con la nostra firma. Volevo dire un'altra cosa: che eh, spesso anche da noi, quindi sia in Caritas che in Fondazione, eh, vengono delle persone che eh, si trovano in uno stato di disagio finanziario, perché, eh, non tanto per, per fatti eh, che mh, riguardano il loro comportamento finanziario, quanto per altri, perché hanno concesso una fideiussione. Ora, eh. le persone parlano, una fideiussione, chiesto una fideiussione, una firma, le persone dicono, ho fatto una firma. Fare una firma, cioè dare una fideiussione, comporta che il fideiussore, cioè la persona che mette la firma... Cioè il garante, che, colui sì, che una, si viene chiamato, sì. poi garante anche, se vogliamo. Garante, però sì, il termine giusto è fideiussore, ma poi è un garante. È responsabile in maniera totale. Eh, come il, il, è come se come avesse debitore. contratto il, il debito, il Ad, prestito. Addirittura il, debito. il debitore può chiedere prima al fideusore la restituzione del, dei soldi che non, quella, non succede mai, no? Sì, 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 Però sì. è così è in toto responsabile. Quindi, quando si fanno delle firme di garanzia, delle firme magari tra marito e moglie, a favore eh, dei figli genitori. I fratelli, eccetera, essere consapevoli che la nostra firma equivale in toto eh, allo stesso impegno che assume colui che è formalmente titolare dell'eventuale prestito o comunque del debito che andiamo a sottoscrivere con la fideiussione. E queste sono, si chiamano le garanzie personali, no? perché è la persona che garantisce, al contrario, le garanzie reali, reali che sono l'ipoteca, la classificazione: l'ipoteca e pegno, il pegno. Canzie. Va bene, questa sera, amici, terminiamo con questa eh, nota appunto dell'amico Claudio. Quindi attenzione all'utilizzo delle carte di credito. siamo Siamone consapevoli, siate ne consapevoli quando andate a sottoscrivere. Attenzione alle cosiddette carte di credito revolving che non utilizzano il denaro nostro che abbiamo, ma che in pratica. Eh, sono dei contratti con cui chiediamo alla banca di erogare un prestito a determinate condizioni. Attenzione all'utilizzo degli assegni e alle eh, emissioni delle cosiddette firme fideiussorie, che ci vedono, vedono il firmatario con gli stessi obblighi di colui che è titolare del prestito che andiamo a sottoscrivere con la nostra fideiussione. Buonasera. Buonasera. E grazie dell'ascolto.